Dicevamo prima, no? Perché ogni tanto noi parliamo, ci confrontiamo. E tutto è iniziato come un gioco, no? Il lavoro sì, era lavoro, però era più un gioco. Adesso comunque è diventato un lavoro a tutti gli effetti, ma conserviamo la stessa voglia, la stessa passione, la stessa voglia di giocare, di scherzare sempre, come quando eravamo più piccoli. E io penso che l'amore per quello che facciamo negli anni sia mutato in meglio. Cioè, è iniziato come una grande passione, siamo arrivati a Sanremo nel 2015 come una grande passione e risaliremo in quel palco con questa grande passione. E per noi la musica è sempre stato tutto, anche perché è quello che fin da piccolini volevamo fare, far musica, ci fa star bene la musica. E ci accomuna ed è quello che ci accomuna dal 2009 fino a oggi e fino a quando avremo vita, ecco. Per quanto riguarda l'amicizia, convivere 10 anni con loro due deve esserci davvero una grande amicizia, perché è difficile. È davvero duro. Ma non con lui, con noi due, perché no, lui è. No, ma soprattutto convivere, cioè io e Gianluca santi subito convivere con questo qua. Però se non ci fosse, lo confermo io. Lo confermo. Un po'. Però davvero siamo cresciuti insieme. Ma il collante. Abbiamo trascorso la nostra adolescenza insieme, condividendo le stesse emozioni. Possiamo dirvi in pochissime parole che ci vogliamo davvero tanto bene. Questo lo confermo. Gianluca? Beh, la fortuna può di essere in tre, che le colpe si dividono in tre, ecco. No, io, come dicevi tu, era un po' così, perché vi guardavo attentamente, questione di empatia probabilmente, perché guardavo, c'era chi piaceva, c'era magari, non male, c'era invece chi, questo l'ho notato, però è normale, siamo consapevoli che non possiamo mica piacere a tutti, anzi capisco, posso anche capire quel pregiudizio che c'è nei nostri confronti e che c'è sempre stato anche da parte di alcuni di voi, ma è giusto che ci sia, perché dipende anche da gusti personali, c'è chi ci apprezza, chi meno, ma questo è giusto. Poi considerate che io con mio padre sono cresciuto con De André, Gaber, Guccini, con un certo stile di musica che si allontana completamente da quello che facciamo, dal Nazionale Popolare. Noi siamo un prodotto televisivo, siamo cresciuti e nati con questo genere musicale e mai cambieremo. Però devo dire che cercare appunto di capire, scindere quello che è un gusto personale magari, no? Perché comunque è soggettiva la cosa, e devo dire che noi abbiamo gusti diversi completamente. Ci sono dei brani che mi piacciono meno anche a me di questo disco e brani invece che mi emozionano. Questo disco mi emoziona, soprattutto People, magari Arrivederci Roma, il nostro sogno magari un giorno è di fare un duetto anche con Michael Bublé, che anche un po' assomiglia anche a quello che facciamo, perché anche lui riprende la tradizione, i brani di Sinatra, Perry Como, Dean Martin, che tra l'altro sono tutti italiani. Quindi è comunque ancora, non c'è niente da fare, la nostra cultura all'estero è ancora forte, musicalmente parlando. Allora, iniziamo da Bocelli. Con Bocelli c'è un bellissimo rapporto, perché abbiamo avuto l'occasione di collaborare insieme al concerto di domingo allo Stadio Bernabéu di Madrid. Abbiamo duettato con lui a Milano, Granada. È una bella persona, tra l'altro indirettamente sappiamo tutti gli aspetti di Bocelli, perché Torpedini l'ha gestito per 17 anni, quindi in 10 anni ci ha raccontato tanto. E dopo abbiamo fatto dei vocalizzi, ci ha dato grandi suggerimenti, lo stimiamo tanto, cioè, quell'uomo si può solo stimare. Per quanto riguarda il titolo dell'album, vuoi dire? Ah, vai. Sì, no, ci tenevo a dire, hai ragione. Scusa, perché non è originale? Scusa, cos'è che non c'è? D'altronde dai termini più semplici poi dopo. No, ma c'è una spiegazione. Certo. È perché non è stato facile trovare un titolo, no? Perché comunque, essendo che per noi è difficile, perché dobbiamo fare un disco che bene o male prende un po' i gusti di tutto, quelli che sono i paesi che noi interessano, che siano l'America, l'Italia, Latin America, un po' tutti, no? E soprattutto il titolo deve essere un titolo facile, che in qualunque lingua si possa dire. Quindi musica è una parola che in tutte le lingue riesci a dire.
come il volo. E poi chi no, meglio di voi giornalisti potete capirlo, visto che Biagio e Montanelli dicevano che bisogna parlare e scrivere semplice. Giusto? No, e poi ci tenevamo a dire che comunque questo album per noi musica ha anche un significato. Il significato è che per noi la scelta dei brani sono la massima espressione di quelli che sono i nostri gusti musicali. C'è una che mi dice che si avvicina molto ai miei gusti sul pop. C'è un People, un Rivederci Roma, che si avvicina sui gusti di Gianluca. E poi c'è un Be My Love, che si avvicina più ai gusti di Piero. Sì, Mario Lanza, sì, tutte quelle cose. Quindi diciamo che un po' la scelta del brano accomuna a tutti. Però ci sono anche i vari gusti personali preferiti. Ecco, noi quello che facciamo e cerchiamo di fare è sempre quello di non tradire quello che è la nostra personalità e quello che abbiamo costruito in 10 anni, anche perché per noi non è stato semplice passare da bambini prodigio a ragazzi, adesso no, ragazzi uomini, adesso già con la barba, quindi è stato un processo ecco, non facile, perché di solito molti bambini prodigio si perdono e quindi se c'è ancora un riscontro da parte del pubblico vuol dire che come formula funziona, c'è un qualcosa che comunque colpisce il cuore della gente. E anche questo è quello che abbiamo cercato di fare, sempre di rinnovarci, fa parte anche dell'evoluzione di un artista, cercare di rinnovarsi sempre e non fare comunque cose uguali. Che con i suoni, grazie. Sì, ma ecco, ad esempio abbiamo deciso appunto di contattare Canova proprio per avere un suono leggermente più contemporaneo, ma anche per mostrare appunto che non siamo solo ed esclusivamente appunto tenori o cantiamo solo ed esclusivamente la lirica, cioè, c'è molto di più e questo disco diciamo che ci rappresenta un po' al 100%. Poi per risponderti più nel dettaglio, no? Fino a qualche anno fa comunque avevamo chi ci diceva cantate così, da adesso sono già un po' di anni che comunque siamo cresciuti anche professionalmente, ma ci stava, eravamo piccoli, quindi avevamo tutta la necessità di qualcuno che ci dicesse prova a cantare così, canta così. Invece sono ormai qualche anno che abbiamo preso la situazione noi in mano e cantiamo con le nostre voci, cantiamo come ci piace a noi. E forse ecco, ci fa piacere che te ne sei accorto, ecco, perché è quello che appunto speravamo, perché il volo non è solamente quello dallo sole mio, ma il volo è anche questo. È per questo che abbiamo deciso di fare questo disco che si chiama Musica, che rappresenta tutti i 3 generi musicali, perché so chi mi dice non si può dire che abbiamo una voce troppo tenorile, perché è tutt'altro che tenorile, però magari trovi in Be My Love che c'è la nostra voce tenorile. Ecco, è un disco dove riusciamo a mettere un po' quelle che sono le nostre rispecchia la personalità. Sono 1000 sfaccettature, sì. Non so se vi ricordate il programma su Canale 5 di un paio di anni fa, House Party, no? Abbiamo avuto il piacere di duettare con lei, Meravigliose Creature, anche per questo abbiamo deciso di fare una versione un po' ecco il nostro stile. E poi abbiamo pensato subito a lei, perché comunque come imprinting Musica che resta è meno classico, ecco se si può dire, quindi dimostra anche una leggera evoluzione da parte nostra anche a livello musicale, anche perché la produzione del disco è stata fatta tutta da Michele Canova, che salutiamo. E poi, ecco, lei ha accettato subito, diciamo che ormai siamo diventati amici con Gianna, ecco, da un tocco leggermente più rock, dai. Comunque, alla nostra età, certo, siamo un'anomalia, magari, pensare che ragazzi della nostra età cantino comunque un genere musicale che si allontana da quello che ascoltano i nostri coetanei. Il nostro obiettivo è quello di portarli ancora a loro, ma se essere dei giovani anomali vuol dire cantare di fronte al Papa un'Ave Maria classica, allora questo lo faremo tutta la vita. No, volevo aggiungere che noi non pretendiamo di piacere a tutti, anche perché c'è stato qualcuno che ha impiegato 2000 anni per farsi amare da tutti ed è riuscito a farsi amare solo dal 20% della popolazione mondiale. Questa è una gran bella risposta. Il pubblico nordamericano ha dei gusti. Fortunatamente in 10 anni abbiamo cantato tanti brani, abbiamo fatto una lista pochi mesi fa per decidere la tracklist di quest'album, abbiamo cantato 120 brani. Quindi per il pubblico nordamericano facciamo un concerto solo per loro, con diverse caratteristiche, possiamo dire più classico. Per il Giappone e Nord Europa lo stesso del Nord America. Sud America e Italia invece sono molto simili, perché in Italia
è richiesto più pop il nostro concerto, e anche per il Sud America. Diciamo che in Italia trovate più luci, più una produzione pop. Fuori dall'Italia apprezzano la musica italiana, il bel canto, questo è scontato. Però i nostri viaggi in Sud America, infatti in questo album ci sono anche, si può dire, è una mappa dei nostri viaggi, perché Be My Love l'abbiamo conosciuta, sentita e ascoltata in un nostro viaggio in America, in Nord America. In Sud America c'è la nave dell'Olvido, perché ogni anno in qualsiasi album registriamo sempre 2 o 3 brani, 1/2, per il Sud America. È un omaggio che facciamo a Sud America. E il primo anno abbiamo registrato R. Loch, El Triste, un omaggio a José, Historia de un Amor, e quest'anno La Nave dell'Olvido, che è un classico sudamericano. Ed è registrato questo è un brano in spagnolo, ma noi di quest'album faremo una versione spagnola solo per il Sud America. Sì, un po' tutto. Tutto l'album, perché devono esserci minimo 7 brani per ricevere, per sperare in una nomination ai Grammy. E quindi ci sono dei brani per il Nord America, quindi fortunatamente in 10 anni abbiamo capito i gusti del pubblico, ma fortunatamente rispecchiano anche i nostri. Probabilmente l'Arena di Verona è il, non il traguardo, ma è una tappa che fa piacere a tutti gli artisti. L'Arena di Verona ti dà un'emozione che pochi palcoscenici e pochi teatri, anfiteatri, tutto quello che Palasport possa darti. E sarà un grande onore, perché comunque ci avvicina, l'Arena si avvicina un po' a quelli che siamo noi e a quelli che fanno anche gli altri artisti, perché comunque... L'Arena è un ambiente totalmente classico, ma che ha aperto le porte anche al pop e a tutti i generi musicali, quindi penso che sia il connubio perfetto per noi e per il nostro genere musicale. Però adesso lasciamo la parola a Michele, che vi parlerà di Matera e di tutto il tour. Allora, il Matera praticamente è il prossimo speciale della PBS, il famoso speciale che muove in America, grazie a loro... partono le prevendite per i concerti. Tra l'altro quest'anno ripartiamo da Radio City di New York come prima data e toccheremo come sempre da ormai da 8 anni le città principali americane. E Matera faremo appunto il giorno, credo più o meno il 3, adesso al momento sulle date siamo ancora un po' sospesi, ma sarà a fine maggio sicuro, il 30 o il 31, e poi dopo c'è l'evento della PBS il 1° di giugno. Dovrebbe essere così, poi dopo confermeremo. Sì. E inoltre abbiamo l'appoggio e il supporto totale del Ministero della Cultura, dove metterà in programma ufficiale questo evento come primo evento di Matera dopo l'apertura dell'altro giorno. Sì, ma anche perché noi ci rendiamo conto un po' di quello che abbiamo fatto, quello che siamo, tutto quello che abbiamo costruito, cerchiamo anche di sorprendere, ecco, in qualche modo. Noi, il nostro genere musicale comunque prende una certa fascia di pubblico, noi comunque lo sappiamo che magari è diverso completamente da molti cantanti che magari curano più i testi, magari che dove magari appunto è completamente un altro stile musicale. Siamo fedeli al nostro pubblico, a quello che appunto abbiamo fatto in questi anni, però vogliamo comunque anche ampliare in qualche modo, cercare di colpire ancora più gente. Poi sicuramente in questa evoluzione non abbiamo messo mano solo noi, ma dobbiamo sicuramente dire grazie a Michele Canova e a tutto il team che ha lavorato dietro, perché comunque non essendo tra virgolette del settore, no? Che fa parte di questa evoluzione, ci siamo affidati alle mani di Michele, e appunto è grazie a lui che si è deciso di fare, e a Pinaxa, che poi è lui che fa Pino, che fa il mix, che ha fatto questo mix, che ha detto ok, rendiamo tutto più giovanile, rendiamo tutto più pop, rendiamo tutto più fresco, e penso che con lui appunto tra queste due cose abbia fatto uscire qualcosa di carino per noi, di bello. Scusa, su aggiungo, anche perché bisogna comunque trovare un compromesso, non c'è niente da fare, all'estero comunque apprezzano il bel canto, quindi è normale che people, probabilmente alcuni brani di questo disco
saranno probabilmente meno ascoltati, non apprezzati, meno ascoltati rispetto a un pubblico magari negli Stati Uniti o in Giappone, che magari vogliono un repertorio leggermente più classico, e quindi bisogna trovare il compromesso giusto. Sinceramente, adesso abbiamo 25 anni e vediamo l'amore con un occhio diverso rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa. Quest'anno ci riteniamo più maturi e quindi lo cantiamo con, magari alcuni donne sono fidanzati, loro cantano in un modo diverso. Musica che resta, la musica è la colonna sonora di tutte le coppie, di tutti gli innamorati. E sfortunatamente in alcune coppie la musica è l'unica cosa che resta. Diciamo che però stiamo facendo dei passi avanti, da dimmi che mai, che non mi lascerei mai, hai il senso dei giorni miei. Quindi piano piano anche noi, magari, che ne sai, magari faremo un disco di inediti con dei testi della Madonna, no? E piano piano anche noi cerchiamo di crescere sotto questo punto di vista.